Lasciamo la politica, andiamo a Putignano per respirare l'atmosfera del carnevale. Alle 15:30, prima sfilata dei carri, c'è già tanta gente, nonostante i 5 euro di biglietto, che va comunque molto a ruba. Sentiamo Renato Piccoli. Perché non si può rinunciare al carnevale di Putignano? Ma che c'è? La vita bisogna viverla. E poi il carnevale dà un fascino di colori, di carri, di allegria. Pronti a vendere i biglietti? Sì, prontissimi. I bambini non pagano, però devono passare la prova del misuratore. Cos'è? Praticamente i bambini non dovrebbero superare un'altezza di 1,30 m, più o meno questa altezza qui. E per i bimbi che invece sono più alti del previsto? Se l'età è inferiore ai 14 anni, i bambini non pagano. Soldi di benzina, soldi di mangiare, soldi di tutti, quindi. Però lei è venuto lo stesso. Ma vengo ogni anno, Putignano è il primo carnevale d'Italia. Il contributo del comune, parte del comune, del contributo della regione, non bastano a coprire tutti i costi. Quindi vi aspetto tutti per sostenere questa manifestazione. Non solo i carri, fondamentali sono anche gli animatori. Soprattutto Perché? perché noi facciamo divertire la gente. Come? Col cuore, con i coriandoli che abbiamo nelle nostre vene. Messicani a Putignano, ma il muro di Trump vi sta creando problemi? Sì. Perché? È perché non riusciamo a scavalcarlo. Liberi, liberi.